nostra. Buonasera, benvenuti. Questa è l'ultima giornata di questa seconda settimana delle teste di Calcio League. Lo scontro che ci andiamo a vedere è quello tra Revolution Desideri, dei presidenti Zimbaro e Motolese, contro ABC Autocarrozzeria Fedele, dei presidenti Fedele e Galeone. Stanno scambio il fair play e il centrocampo. Andiamo a vedere le formazioni per le due squadre. Revolution Desideri che scende in campo con Chirico tra i pali, Gallone al centro della difesa, Chimenti a sinistra, Cafforio a destra, centrocampo Masi, Derisi e Guarino, unica punta Masella. Per quello che invece riguarda la squadra di Mister 40, ABC Autocarrozzeria Fedele, c'è Capriglia tra i pali, i due difensori centrali sono D'Imperio e D'Amico, a destra Miale, a sinistra Capitan Serio, Rismondo e Galeone, blocco di centrocampo con l'unica punta Cavaliere. È tutto pronto, ricordiamo Cavaliere autore di una grandissima rete nella prima giornata del test di calcio, rovesciata, che però non ha portato a casa purtroppo i tre punti. Bellissima partita di ABC, mentre Revolution alla prima di campionato a sorpresa ha messo KO la vincitrice della scorsa edizione, FC Picciu di Fame, che comincia a giocare. Palla per Cavaliere, Gallone 2 contro 1, si gira bene Cavaliere, bellissima giocata ancora una volta Gennaro Cavaliere, palo e palla che finisce fuori, bellissima. La prima occasione più pericolosa è stata proprio per ABC, che sembrava essere meno in palla. Attenzione dalla distanza, Serio, un errore di Chirico, clamorosamente, sembrava innocua come conclusione, però abbiamo detto il pallone come tutta la serata è umido, schizza, va in presa sicura, va a sbagliare però, e quindi vantaggio per ABC, autocarrozzeria suoi con Cafforio sull'auto di destra, Cafforio che trova spazio e quando trova spazio di solito va a fare male, bellissima la parata di Capriglia, ci mette il piedone destro ed evita il gol del pari, bellissima però l'azione di Cafforio, cost to cost, le sue preferite. Quando parte Derisi prova dalla distanza, fa partire un gran destro, ancora una volta cerca in due tempi per guadagnare lo stesso un calcio d'angolo, battuto veloce, tutto solo Guarino, che cerca un destro che sorvola la traversa. Capriglia, solito lancio lungo per Cavaliere, solito anticipo di Gallone, prova a girarsi, aveva lasciato un attimo Gallone. Inserimento di Del Monaco, visto bene, ci mette la punta del destro, però non sembra aver perso un po' di energia adesso, un po' stanco Revolution che adesso continua a martellare. Da fuori un'azione strepitosa, è partita un'altra volta da casa sua, cost to cost, ha tagliato il campo a metà, nessuno l'ha fronteggiato per buoni 10 metri del campo, poi salta il diretto avversario e con il sinistro la mette dentro, l'ha toccata Capriglia però non è riuscita a stopparla, il risultato è di 1-1 quando siamo al ventesimo del primo tempo. Cavaliere la protegge bene, palleggia, cerca di mettere il campo in avanti, l'idea era per Galeone, qui la palla rinviata un po' così, sembrava diventare quasi pericolosa, invece no, Capriglia fa buona guardia, finisce il primo tempo, risultato di 1-1. Si riparte, fischio dell'arbitro, parte Revolution, subito palla per razionare però ABC Autocarrozzeria Fedele, qui un errore nel controllo di D'Amico, ne può approfittare ancora Cafforio che cerca un destro da posizione defilata, bellissimo pallone in mezzo, siamo già dall'altra parte però con D'Amicis che ha tutto il tempo di prendere la mira, non trova lo specchio però, numero, molto numero di giocatori davanti a lui,
mezzo, la palla passa, potrebbe essere difficile anche vederla in corsa breve di Michael De Risi, bellissimo il destro, va a sfiorare l'incrocio, battuta veloce, la rimessa laterale, ne può approfittare De Risi, qui un errore sulla rimessa dal piede, un po' scoperta dietro, De Risi va a puntare l'avversario, allarga per Caffori, Caffori contro Capitan Serio, ancora per De Risi che cerca con la punta, la para però Capriglia, per Revolution, la va a battere Emeo, Gian Piero Chirico, Guarino e De Risi sono i saltatori, palla sul secondo, lunga per tutti, ci arriva Guarino che la rimette in mezzo, palla che si impenna, va a sbattere al palo, azione carambolesca, un'altra traversa di De Risi, arriva Emeo con la testa, che può diventare buono per ABC, che sale sulla sinistra con D'Amicis, D'Amicis contro Cafforio, D'Amicis cambia tutto, bene per Cavaliere che cercava Galeone in mezzo, era buona l'idea, e fa salire i suoi, palla al piede, ancora per Gianluca De Risi, ha spazio per provare un'occasione, finta il sinistro, la mette in mezzo dove non c'è nessuno e fa buona guardia, in due tempi Capriglia, no, per la battuta in mezzo c'è il solito Giampiero Chirico, c'è anche Masella, attenzione Chirico, proprio lui, con la testa la tocca ma non riesce ad andare a dire così come viene, e parte il contropiede di Revolution, Masella tutto solo, allarga bene per Caffori, bellissima azione ancora per Masella, Masella che torna da De Risi che cerca un destro per D'Amicis, esce bene De Risi, palla al piede che allarga per Masi, Masi ha spazio sulla destra, la mette in mezzo per De Risi, De Risi a sinistra per Masella, azione bellissima di Revolution, forse non la tocca nessuno, il gol del vantaggio, il gol del 2-1 l'ha segnato Pier Danilo da Masella con il numero 9, forse c'è stata anche una deviazione di Capitan Serio involontaria, bellissima però l'azione di contropiede, la prima volta che ABC si era scoperta, sono 3 minuti di recupero, Masella riesce a liberare il destro che si stampa sulla traversa, bellissima conclusione di Masella che esce dal dribbling sul destro e fa partire un missile che si stampa sulla traversa, lancia lungo Capriglia verso Cavalieri, De Risi trova lo spazio per Masi, grandissimo sinistro di Giuseppe Masi, un collo, un esterno sinistro, palla che vagava lì da un contrasto, riesce a trovare la coordinazione e di prima senza pensarci due volte fa partire il suo piede preferito, batta con la spalla, non l'ha vista così l'arbitro, batte subito Giampiero Chirico per De Risi che cerca lo scambio con Meo che si accentra sul destro, bella l'idea di Serio che però rischia di uscire così, bello lo scambio al limite tra i fratelli De Risi, non c'è più tempo, arbitro che fischia, alla fine del match, il risultato finale Revolution 3, ABC Autocarrozzeria Fedele 1. Allora, l'intervista a fine gara, finita 3-1 per Revolution Desideri, abbiamo il migliore in campo Pipa, Michael De Risi. Il faro di questo centrocampo, come è stata questa partita? È partita difficile perché gli avversari comunque sono una bella squadra, sono passati subito in vantaggio, però siamo stati bravi a riprendere la gara e abbiamo meritato fino a qui. Quindi complimenti per la partita, ovviamente abbiamo visto che ti abbassavi molto per andare a prendere il pallone, per iniziare l'azione, questo come mai? Erano bravi gli avversari, non c'era spazio? Sì, mi venivano a prendere già a centrocampo, quindi per poter impostare mi sono abbassato un po' in difesa per poter impostare meglio, diciamo. Un ultimo commento sul gol di un tuo compagno, un gol bellissimo, quindi magari se vuoi fargli un complimento, Caffori, partito da casa sua, saltato tutti, un commento sul gol di Caffori. Grande gol, è partito da San Giorgio, da casa mia è partito e ha fatto un gol strepitoso, comunque anche quello di Masi, quello del 3-1 è stato splendido. Complimenti ancora per la vittoria, siamo a 6 punti, ci vediamo prossimamente. Va bene, grazie. Ciao Michael, ciao.